Ehi, sono tutti malviventi, eh? Caldoro è una persona per bene, ma non basta. Tu, De Luca, hai il piglio dello scugnizzo e questo mi ha convinto. A parlare il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, nel corso di un incontro pubblico con Vincenzo De Luca, candidato del centro-sinistra alla presidenza della regione Campania. Io non mi schiero con nessuno, ha detto De Laurentiis, perché gli industriali non si devono schierare, ma di fronte a una persona che viaggia con la candeggina, vedere uno che si rimbocca le maniche per lavorare e si attira anche gli strali della magistratura, ma va avanti per la sua strada in un paese così burocratizzato, mi ha convinto, ascoltiamo. Lui è il partito del fare, per cui i magistrati gli sono andati addosso, lo hanno accusato, fanno il loro lavoro, ma anche il lavoro della magistratura è un lavoro che dovrebbe essere rivisto, perché non è che se ne può parlare soltanto per il fatto, cioè Berlusconi ha scasinato tutto quanto, nel senso che dovendosi difendere per queste benedette televisioni da D'Alema e company, nel 94 ha deciso di scendere in politica e il paese si è ingessato per altri 20 anni. Non solo politica, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, in vista dell'incontro di domenica al San Paolo contro la Lazio, match che vale una stagione intera, ha parlato delle ultime 2 annate che secondo il patron azzurro sono state comunque di crescita. Parleremo fra qualche ora, quindi dovete avere la pazienza che non alberga in casa vostra di solito. E allora, poiché noi facciamo le cose a sensazione, teniamo alta la tensione, per tenere alta anche la tensione, tu può essere che fra un giorno e mezza potrebbe esserci anche una novità. Per il cambiamento non serve il voto di protesta, perché un minuto dopo che hai protestato devi governare e non possiamo consentirci altri 5 anni di palude. Così Vincenzo De Luca, candidato del centro-sinistra alla presidenza della regione Campania, che ha anche fatto un appello al voto. Domenica non andate a fare il weekend, ma votate. Basta venire qui per capire che straordinaria opportunità può essere la carta del turismo, del diportismo nautico, della cantieristica nella regione Campania. Questa veramente è una terra straordinaria. Noi potremmo qui realizzare uno dei tasselli di quello che chiamiamo il più grande distretto turistico del mondo. Il diportismo, la nautica e il diporto può essere una delle componenti di questa idea di sviluppo della Campania.